Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi ti propongo una breve anticipazione di come andrà astrologicamente la settimana da lunedì 24 ottobre a domenica 30 ottobre. Prima di addentrarci nella interpretazione delle posizioni planetarie più significative, volevo anche ricordarti che se hai piacere di approfondire questi argomenti, di fare tuoi tutta una serie di conoscenze per quanto riguarda l'astrologia, sta per iniziare il mio corso online di astrologia base, quindi nel box sottostante trovi tutte le indicazioni per poterti iscrivere a questo corso che appunto a breve sta per iniziare. Ma ritorniamo appunto a questa settimana, c'è una serie di evoluzioni planetarie abbastanza significative che fra poco andremo ad analizzare e di seguito vedremo insomma per quali segni sarà una settimana ottimale, per quali segni zodiacali sarà una settimana buona e per quali una settimana così così. Vediamo fra un po'. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Iniziamo questa breve analisi sintetica delle evoluzioni planetarie più significative con l'importante evoluzione innanzitutto di Mercurio. La giornata significativa è di sabato 29, infatti dopo che tutta la settimana Mercurio ha favorito i nati l'ultima decade appartenente al segno della bilancia e conseguentemente è stato comunque favorevole anche per i nati l'ultima decade del segno dei gemelli e dell'acquario, sabato 29, verso sera, alle 21:22 per la precisione, abbandona il segno della bilancia per arrivare nello scorpione. Quindi un nuovo tenore, un'energia molto differente, vedremo un po' per tutti, quindi da questa esigenza di contatto, esigenza di scambio, esigenza di condivisione, di apertura, di accordo a una sorta di maggiore introspezione, maggiore tutto sommato apparente chiusura, un ripiegamento su analisi più appunto interiorizzate, sull'intuizione, su una meno modalità esplicita rispetto appunto al resto della settimana. Sicuramente favorevole ovviamente per lo scorpione, ma anche per il segno del cancro e per il segno dei pesci appartenente alla prima decade. Viceversa, questa posizione potrebbe essere un momento così di difficoltà per quanto riguarda la concentrazione, una comunicazione fluida ovviamente per i nati sotto il segno del toro, per i nati la prima decade e allo stesso modo per i nati la prima decade del segno del leone e del segno dell'acquario, quindi un momento di difficoltà, così un momento di concentrazione non ottimale, di non fluidità, non lucidità eccessiva. Per quanto riguarda il luminare più importante che abbiamo quest'oggi magari saltato per concentrarti su Mercurio, il Sole costantemente arrivato nel segno dello scorpione permane ovviamente per questa settimana e si fa sentire per i nati la prima decade, sia del segno dello scorpione decisamente in maniera molto favorevole e parimenti appunto per il segno del cancro e per il segno dei pesci, viceversa in forma generale vedremo un po' in leggero calo per i segni del leone e per i segni dell'acquario e per il segno del toro. Procediamo poi con altri aspetti planetari abbastanza significativi questa settimana, con questa concettualità che a volte sottolineo, su cui magari mi soffermo, il concetto di retrogradazione, ovvero i pianeti nel loro motto apparente rispetto alla Terra nella volta celeste in alcuni momenti danno la sensazione di percorrere la volta celeste al contrario. Quindi in questo motto loro praticamente, anziché seguire appunto il normale corso, tornano sui propri passi e quindi anche la loro energia in un certo senso è come se ci inducesse a livello energetico a ritornare sui nostri passi, a rianalizzare la situazione, a ripetere delle esperienze, a rivalutare delle situazioni. Questa settimana il Giove, che comunque in questo periodo si trovava e si trova ancora per questi giorni nel spazio della prima decade del segno dell'Ariete, addirittura nella sua retrogradazione da venerdì 28 alle 7:09 del mattino, retrocedendo, arriva nuovamente nel segno dei pesci. Quindi un'energia diversa, questa grinta magari un po' smorzata, un po' rivista che appunto fino a venerdì può aver caratterizzato i nati la prima decade del segno del leone e parimenti del segno del leone e dell'ariete e del sagittario, spostandosi
colora con questa sua energia il segno dei pesci e anche il segno del cancro e dello scorpione nell'ultima decade, spostando questo tipo di energia, spostando questo tipo di attenzione non tanto magari su se stessi, sulle proprie esigenze, ma su un senso più globale, un senso di apertura anche verso le esigenze degli altri. Questo potrebbe farsi sentire un po' per tutti, ma appunto soprattutto per questi segni. Questa settimana, ancora per quanto riguarda questa concettualità di retrogradazione, entra in gioco anche l'energia di Marte. Anche Marte, dalla giornata di domenica 30 alle 15:25, anche lui, pur rimanendo nel segno dei Gemelli, inizia a avere questo percorso retrogrado, quindi in tutto questo essere molto frizzante, molto attivo nel dare spinta a tutti quelli che sono gli interessi magari più concettuali, più astratti, sicuramente per il segno dei Gemelli e anche per il segno della Bilancia e dell'Acquario. È come se in un certo senso, non che rallenterà, ma no, avrà questa esigenza di ripristinare, ritornare, questo senso di replay in un certo senso con questo suo tipo di energia. Quindi settimana molto particolare, settimana di apparente rallentamento e anche di spostamento di questo tipo di energia un po' per tutti, ma con queste peculiarità che così sommariamente abbiamo visto. Ultimissima cosa prima di partire, oltre all'invito appunto di seguire i miei oroscopi giornalieri, su cui ci soffermiamo sulla posizione della Luna, che giornalmente muta in maniera molto rapida, anzi ogni due giorni e mezzo circa, ma che nelle mie interpretazioni astrali viene considerata come dire un'omogeneità nella sua posizione, generalmente nell'arco della mattinata quando cambia segno o nella tarda sera. Talvolta succede che in questi spostamenti di due giorni e mezzo questo cambiamento si verifica a metà giornata, quindi può essere percepito questa sorta di cambio di registro, questo cambio di umore, proprio non dico repentino, proprio nell'arco della giornata. Questo si verificherà questa settimana, proprio nella giornata di giovedì 27, in cui appunto ci sarà una mattinata più acquea, per così dire, con un pomeriggio più focoso, quindi la Luna che nell'arco del primo pomeriggio, spostandosi, può dare a questo, darà un po' a tutti questa sensazione veramente di quasi mutevole umore in maniera molto molto evidente. Ti invito ovviamente a approfondire questi temi giornalmente sempre qui sul mio canale, ogni mattina alle ore 7 con l'oroscopo giornaliero, ma adesso entriamo nel vivo e iniziamo dal grintoso Ariete, una ripresa dopo le ultime settimane non troppo brillanti. Questa settimana c'è comunque un'energia positiva, un'energia molto più tonica, un'energia che ti consente di farti valere in un certo senso, ma non con quella modalità grintosa, con la modalità combattiva, ma in un certo senso è come se volessi giocare un po' in ritardo, in un senso positivo, ne lasci giocare d'anticipo il tuo avversario per poi dare la zampata vincente. Quindi un'energia forte, un'energia potente, un'energia comunque positiva, ma non con quell'impoto, non con quell'impulso a volerti per forza imporre fin da principio. Quindi è una sorta di energia strategica, un'energia comunque forte, ma che lascia spazio apparentemente agli altri per poi appunto volerti imporre. Quindi comunque una buona ripresa con questo tipo di modalità energetica. Per quanto riguarda la concentrazione, una buona ripresa continua a esserci per i nati la prima e la seconda decade. Questa settimana Mercurio si fa sentire in maniera non troppo favorevole per i nati l'ultima, quindi ancora magari a livello mentale, a livello di comunicatività, un minimo di smorzamento potrebbe farsi sentire appunto per i nati l'ultima decade. A livello di vita sentimentale anche continua a esserci questa buona ripresa per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima c'è ancora questa tendenza a rivalutare certi rapporti, a viverli magari in maniera un po' differente rispetto a quanto ti aspetteresti. Per i nati la prima però c'è questo arrivo recente di Venere che appunto cambia questa tonalità energetica per quanto riguarda i rapporti, le relazioni sentimentali a cui più tieni, liberandoti appunto da quella sorta di distacco apparente che può averti contraddistinto nell'ultimo periodo. Quindi una rinnovata forza, una rinnovata passione, anche se vissuta non con quell'impeto che normalmente ti contraddistingue, magari in maniera più diluita in un certo senso, ma non per questo meno forte, ma quasi più profonda. Per quanto riguarda la tua operatività, c'è questa presenza di Marte che ti governa, sempre molto positiva, anche se appunto, come abbiamo visto un po' per tutti, c'è questo andamento particolare da domenica 30 che porterà comunque questa energia a dover
rivistare in un certo senso tutta una serie di concetti, di argomenti che sono di tuo interesse, che comunque se appartiene all'ultima decade saranno comunque positivamente elaborati, rivisti e rivissuti in un certo senso. Giornata migliore della settimana, sicuramente giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, con anche la luna favorevole, con un umore decisamente ottimale, con una sorta di spiccato entusiasmo rispetto al consueto. Per il costante e coerente Toro, una settimana dei connotati abbastanza delicati, una forma generale nella media ti contraddistingue se appartiene la seconda e l'ultima decade, mentre per i nati la prima si fa sentire questo recentissimo arrivo del Sole che potrebbe appunto smorzare la tua carica e in un certo senso non farti apparire rinunciatario o rinunciataria, ma tutto sommato quasi quasi farti, come si suol dire, mettere i remi in barca, quasi con un senso di diffidenza, di perplessità rispetto a delle situazioni che ti si presentano e a cui magari puoi andare incontro. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale c'è un buon equilibrio se appartiene alle ultime due decadi, mentre per i nati la prima questa presenza di Venere potrebbe essere appunto un po' disturbante, nella misura in cui certe tue reazioni, certi tuoi modi di relazionarti nei confronti delle persone che ti sono vicine, chi appunto ti ama, vede appunto un'immagine di te piuttosto così un po' possessiva, un po' che tende ad appropriarsi di spazi, modalità che appunto non ti appartengono. Quindi un momento così di possibile tensione potrebbe essere manifestata, appunto, ripeto, se appartiene alle prima decade. Per quanto riguarda la tua concentrazione, fluisce con una sorta di media per gran parte della settimana, mentre appunto con il sopraggiungere del sabato, questo arrivo di Mercurio, questo spostamento in posizione non troppo favorevole, da appunto dalla domenica, perché appunto questo avviene, questo spostamento da sabato sera, quindi da domenica per la settimana che vedremo successivamente, specie in campo professionale, ma in generale anche nella vita privata, il tuo modo di comunicare, la tua concentrazione potrebbe così essere dirottata in maniera non così lineare, quasi come se avesse dei timori ingiustificati, delle perplessità, degli scetticismi, delle diffidenze nei confronti delle persone che interagiscono a livello di comunicatività, a livello di discorsività con te. Quindi un momento magari un po' critico potrebbe farsi sentire soltanto verso da domenica, nel fine settimana appunto. Per quanto riguarda la tua operatività, sempre ottimale se appartiene all'ultima decade, anche per te questo Marte risulta comunque favorevole, ma magari con una tendenza a voler ripetere tutta una serie di esperienze, di analisi, di contatti dopo averli magari già vissuti, già elaborati tempo fa, appunto della giornata di venerdì 28, appunto c'è questa tendenza appunto a ritornare in un certo senso sui tuoi passi, e ancor più appunto da domenica 30 con questa appunto analizzata all'inizio retrogradazione, che ti dà modo di come dire, fare una sorta di ripasso di tutta una serie di concetti magari che anche nell'ultimo periodo puoi aver così accorpato nel tuo percorso di vita, che adesso hanno modo così di essere riassunti in un certo senso prima di poter procedere. Comunque un Marte favorevole, ti ripeto, ma c'è comunque questa necessità in un certo senso di rallentare e di rivedere certe tue posizioni. Per quanto riguarda la tua apertura in un senso globale, in un senso generale verso altre persone, si fa sentire anche per te questo spostamento tutto sommato dell'energia di Giove, che da appunto, come abbiamo visto, venerdì 28 anch'esso sposta la tua attenzione non soltanto sulle tue esigenze magari più personali, ma anche sulle esigenze delle persone vicino a te o in generale le persone che ti circondano in senso lato. Quindi una settimana comunque importante, incisiva, con magari alcuni momenti, come abbiamo visto, un po' critici, ma comunque con delle energie importanti sotto vari profili. Giornata migliore della settimana sicuramente domenica, con anche una luna abbastanza favorevole che riesce almeno a livello di umore a farti sentire più fermo e ferma, più ben piantato e piantata a terra, come si suol dire. Per il frizzante intelligente Gemelli, una settimana dei connotati un po' particolari, evoluzioni astrali in atto che anche per te rappresentano così un cambio di modalità, un cambio di registro, dopo quell'area così più leggera, più creativa, più frizzante vissuta nell'ultima settimana, adesso c'è questa modalità più così apparentemente meno presente, una sorta di tendenza a non essere così espliciti, così aperti, così comunicativi come a te piace. Una forma generale comunque nella media
caratterizza, e per quanto riguarda gli ambienti, contesti più di vita privata, affettiva e sentimentale, c'è una sorta di maggior tendenza ad andare più a fondo in quelle che sono le emozioni, quelli che sono i coinvolgimenti, rispetto magari a quella tua modalità più così romantica, più mentale in un certo senso, più da romanzo di vivere le relazioni. Quindi una modalità un po' diversa appunto potrebbe farsi sentire da questa settimana. Per quanto riguarda la tua concentrazione, sempre ottimale, sempre positivo il tuo modo di comunicare, specie in campo professionale, ma in generale anche così nel privato. Se appartiene all'ultima decade, questa presenza di Mercurio ti consente nell'arco di tutta la settimana fino a domenica di viaggiare su un binario di condivisione, su un binario di apertura, di accordo facilitato con le persone che interagiscono con te. Da domenica questa spinta positiva si esaurisce, non c'è un subentro di situazione negativa, ma sicuramente non c'è più questa apertura, questa disponibilità al dialogo che appunto riesce a caratterizzarti per tutta la settimana. Anche per te ovviamente il Marte nel tuo segno, in questa sua posizione da domenica 30 di retrogradazione, si fa sentire in maniera così magari abbastanza lieve, non è un qualcosa di eccessivamente pesante, fra virgolette, però c'è questa sorta di flusso all'indietro di tutta questa energia molto brillante, molto briosa nel tuo incedere, nel tuo comunicare, nel tuo interessarti a tante cose, che come se tornassero un po' all'indietro, avessero necessità di essere attivamente riviste da te. Quindi un'energia un po' diversa, anche risulta comunque abbastanza positiva. Un po' delicata la presenza per i nati l'ultima decade di questo spostamento di Giove, che potrebbe così farti sentire in un certo senso un minimo di peso del confronto di quelle che sono le tue esigenze rispetto a quelle delle persone che ti circondano. Quindi una sorta di quasi, non dico preoccupazione, ma quasi di tendenza a non voler prendere una posizione ben precisa in quelle situazioni in cui c'è questa sorta di confronto importante fra così il bene comune in un certo senso e quelli che possono essere degli input, degli stimoli che riguardano soltanto te. Una cosa molto passeggera, però appunto potrebbe farsi sentire questa energia un po' differente da venerdì 28 di Giove nel suo appunto movimento di retrogradazione. Giornata migliore della settimana sicuramente lunedì, con un umore anche positivo, con un'apertura e una positività nei contatti, negli scambi, nella possibilità così di trovare facilmente accordi con le persone che ti sono vicine. Per il sensibile ed emotivo Cancro, una settimana decisamente molto intensa, molto positiva sotto tutti i profili, dopo le ultime settimane vissute così in maniera un po' delicata. Questa settimana veramente ti dà molto già dall'inizio e poi verso la conclusione ancor più. Quindi sicuramente, se appartiene alla prima decade, puoi godere di questa presenza decisamente favorevole del Sole, che appunto non è più dissonante ma addirittura a te favorevole. Quindi grande energia, questa energia comunque magari non dirompente ma profonda, così proprio radicata, che ti consente veramente di muoverti, di sentirti a tuo agio con le modalità che ti sono proprie in ogni situazione. Anche per quanto riguarda la tua vita più privata, più intima, sentimentale, c'è questa presenza nuova di Venere, sempre se appartiene alla prima decade, che ti dà questa forte carica di intensità, di coinvolgimento profondo, proprio verace, sentito, anche con turbante nelle relazioni che sono per te più importanti, relazioni con il partner, che ti vedono veramente più che mai coinvolta e coinvolto. Quindi grande intensità, grande coinvolgimento, e in generale diciamo non è un momento di mezze misure in un certo senso nei rapporti più importanti per te. Per quanto riguarda la concentrazione, per gran parte della settimana fino a sabato sera, quindi da domenica in poi, c'è questa liberazione di questo influsso di Mercurio che per gran parte della settimana, se appartiene all'ultima decade, si fa ancora sentire, quindi qualche momento così di non fluidità per quanto riguarda le tue idee, i tuoi pensieri, la tua concentrazione, ma questo appunto influsso non troppo favorevole appunto da sabato sera, quindi da domenica mattina, si allontana e ti libera da questa sua fastidiosa influenza. Per quanto riguarda anche queste evoluzioni astrali, anzi queste involuzioni astrali sia di Giove che di Marte,
risultano, per quanto riguarda Marte, non eccessivamente influente per te, salvo appunto che questa tua tendenza recente di interessarti a tante cose, di essere magari un pizzico più dinamico e dinamico, può essere soggetto così a una sorta di apparentemente rallentamento per soffermarti su alcuni punti che magari hanno appunto necessità ai tuoi occhi di essere rivisti. Importante viceversa questa involuzione del percorso di Giove, che cessa di essere in posizione non troppo favorevole per te e appunto andando a finire nei pesci, per i nati l'ultima decada rappresenta così una presa di posizione positiva nell'ambito dei gruppi di persone estesi di cui fai parte, quindi una sorta di alleggerimento di quel senso di agitazione, quel senso di non sentirti perfettamente a tuo agio in certi contesti, e adesso c'è una sorta di rinnovato modo armonico appunto di confrontarti anche con, ripeto, con dei gruppi molto aperti di persone, in un senso anche magari un po' più astratto, un po' più di idealizzazione, in un certo senso di principi, di cose che possono accomunarti con questi gruppi di persone. Per quanto riguarda la settimana, le giornate migliori sono sicuramente martedì, mercoledì e giovedì mattina, con anche la luna decisamente favorevole che ti mette di buon umore e ti consente ancor più di vivere con profondità, con intensità, con anche intuizione, quelle che sono le relazioni che sono più importanti per te. Per il maestoso e carismatico Leone, settimana dei connotati abbastanza delicati, una partenza un po' in sordina e un'evoluzione della settimana che sembrerebbe ancor più un po' complicarsi tutto sommato. Se appartiene alle ultime due decade c'è comunque una buona fluidità, un buon equilibrio, una sorta di prassi, viceversa se appartiene alla prima si fa sentire sia questo recente arrivo del Sole non troppo favorevole che di Venere. Quindi momento di leggero calo della tua forma generale, un tenore un po' in ribasso, e nelle relazioni a cui più tieni certe tue reazioni, certi tuoi modi di relazionarti potrebbero così non dico infastidire, però essere un po' considerati troppo pressanti da parte di chi ti è vicino, soprattutto da chi ti ama, dal partner che appunto non è abituato a certe tue modalità, a certe tue reazioni, così un po' geloso, un po' così troppo appunto, ripeto, troppo pressanti, troppo di gelosia in un certo senso nei suoi confronti. Quindi momenti delicati, certe tue reazioni potrebbero così destabilizzare questi rapporti a cui più tieni, e per quanto riguarda anche la tua concentrazione, il tuo modo di comunicare, se per gran parte della settimana fino a sabato c'è questa presenza di Mercurio favorevole, se appartiene all'ultima decade, da domenica in poi e per la settimana che vedremo successivamente ci potrebbe essere così una sorta di non eccessiva nitidezza per quanto riguarda le tue idee, il tuo modo di comunicare, una sorta di scetticismo, di perplessità, di diffidenza nei confronti delle persone che interagiscono con te, qualcosa di velato che si farà sentire appunto per i nati, soprattutto la prima decade. Per quanto riguarda l'evoluzione astrale, anzi involuzione astrale di Marte, anche per te, se appartiene all'ultima decade, si fa velatamente sentire questo effetto di retrogradazione di Marte che appunto potrebbe indurre anche te a rallentare questa sorta di brio nell'interessarti di tante cose, nel procedere, nel scegliere, ma così ritornare un attimino sui tuoi passi per rivedere certi contatti, rivedere certe valutazioni e quindi poi poter procedere. Quindi un momento appunto di rallentamento non necessariamente importante, però appunto potrebbe farsi sentire. Anche questo spostamento di Giove, se appartiene alla prima decade, è come se ti lasciasse una sorta di vuoto in un certo senso, con questa energia di grinta, questa energia di forza, questa energia di coraggio, ma non in maniera eccessivamente sentita tutto sommato. Giornata migliore della settimana sicuramente giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, con anche la presenza della luna favorevole che riesce così a darti una sorta di ventata aggiuntiva di ottimismo, di entusiasmo, appunto in una settimana che appunto per alcuni potrebbe non risultare così frizzante, così eclatante appunto. Per la metodica e razionale Vergine è ancora una settimana decisamente interessante, un'energia in campo appunto che muta rispetto alle settimane precedenti, comunque in senso positivo per te, però con un tenore decisamente molto differente. Se appartiene alla prima decade, infatti puoi godere di questa presenza sia del Sole che di Venere, decisamente molto favorevoli per te, che ti consentono veramente di avere una sorta di maggior partecipazione, sentirti in ottima forma, con una sorta di riserva
riserva di energia che magari ritenevi quasi inimmaginabile, una sorta di modalità quasi coriacea di poter darti da fare, poter agire, poter reagire alle varie situazioni, dando fondo veramente al di là di quanto tu crederesti a una sorta di quasi inconsueta, ripeto, riserva d'energia. Per quanto riguarda le relazioni più sentimentali, i rapporti affettivi, il rapporto con il partner, con chi ti ama, grande intensità, grande coinvolgimento, non tutto viene dato a vedere, però è come se ci fosse questo grande fuoco sotterraneo, questa grande carica di emozioni che veramente spinge per venire in superficie. Una modalità un po' diversa dal consueto per te, che magari sei più, non dico riservata, però più abituato magari a viaggiare su un binario un po' più ordinario, non così alterato di coinvolgimento, ma questa energia venusiana veramente riesce a spostare il tuo tenore magari al di là di quanto tu sia abituato e possa immaginare. Per quanto riguarda la tua concentrazione, nella media se appartiene la prima e la seconda decade, mentre se appartiene all'ultima c'è questa presenza di Mercurio che si fa sentire positivamente per gran parte della settimana fino a sabato, con una modalità molto aperta, molto comunicativa, molto disponibile nei confronti degli altri, e da domenica con una tendenza a così essere più avvezzo a ricercare delle intuizioni, andare oltre quello che è l'apparenza delle situazioni. Momento un po' critico per i nati l'ultima decade, ancora con questo Marte che, oltre ad essere non troppo favorevole nel suo così moto retrogrado, potrebbe così ancor più rallentarti e indurti così a, non dico impantanarti su certe situazioni, però veramente a soffermarti maggiormente su tutta una serie di concetti, di contesti che già non sono ottimali per te e ancora più ti danno questo senso magari di rallentamento, in un senso magari comunque di astrazione. Anche per te questa involuzione astrale di Giove rappresenta comunque una necessità di confrontarti con le esigenze altrui, una sorta di quasi campanello d'allarme che sposta la tua attenzione su concetti, su contesti che magari non avevi preso in seria, in debita considerazione fino a un po' di tempo fa. Giornata migliore della settimana sicuramente domenica, con anche la luna favorevole che ti consente di essere comunque ben centrato e centrata. Per l'estetica e creativa bilancia, una settimana che evolve all'insegna di evoluzioni astrali decisamente interessanti per te. Esci, fra virgolette, da un periodo decisamente molto ottimale, ma comunque permane un'energia astrale comunque a te favorevole, anche se con un'energia, una modalità un po' diversa da quella che ti è propria, da quella a cui ti sei abituato nell'ultimo periodo. Se appartieni alla prima decade, appunto, c'è questo sole comunque favorevole che ti dà un tenore più che equilibrato, più che di forza, di tenacia in un certo senso, di disponibilità a metterti in gioco costi quel che costi, quindi grande energia, grande forza, più che non appunto quel senso di equilibrio che hai vissuto in senso positivo nell'ultimo periodo. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, se c'è una sorta di prassi, se appartiene alle ultime due decadi, per i nati la prima, questa presenza di Venere si fa sentire nella misura in cui i rapporti a cui più tieni, il rapporto affettivo con il partner, il rapporto con chi ti ama, viene vissuto con un particolare trasporto, con un coinvolgimento veramente molto più profondo di quanto tu non possa immaginare. Veramente una Venere che colora di colori veramente molto di chiaroscuri, di intensità, questo tipo di relazioni per te più importanti. Per quanto riguarda la tua concentrazione, è sempre ottimale la presenza di Mercurio tuo alleato fino a sabato sera. Da domenica la sua presenza sarà comunque positiva, ma sposterà l'esigenza della tua comunicatività, del tuo modo di rapportarti con gli altri, da una necessità di scambio, di condivisione di concetti, di input, specie su un campo professionale ma anche nel privato, su un aspetto più strategico, più di analisi, più di così di concettualità nascosta rispetto a questa apertura nel confronto con gli altri. Anche per te questa presenza di Marte rappresenta così nella sua involuzione astrale una necessità, uno stimolo a ripetere determinate valutazioni, a ritornare su certi punti che avevi già trascorso, già avevi già visto. Da venerdì 28 anche per te questa involuzione di Giove rappresenta una sorta di alleggerimento, una sorta di maggior disponibilità nei confronti degli altri dopo questo periodo in cui magari puoi aver vissuto in maniera non troppo equilibrata il tuo modo di porti, il tuo modo di reagire nei confronti delle persone che ti sono vicine. Una cosa molto velata, però ci può essere questa
questo cambiamento di timbrica per quanto riguarda appunto la rapportualità, soprattutto nei gruppi di persone molto estese per te. Giornata migliore della settimana sicuramente lunedì, ancora per i nati soprattutto le ultime due decadi, con la luna tua alleata che colora ancor più appunto la tua giornata di tinte molto armoniose, molto serene, con un'attitudine così molto estetica, molto esteriore, un'emotività veramente al top. Per lo strategico inconscio Scorpione, ancora una settimana decisamente molto significativa, energie astrali in gran forza per te, soprattutto se appartieni alla prima decade. Questo recente arrivo del Sole ti dà un grande tenore, una grande energia, una carica veramente invidiabile, quelle tue prerogative caratteriali di veramente di strategia, di saper attendere prima di procedere, quindi gestire in maniera oculata le tue forze, risultano ancora più spiccate. In campo amoroso, con il partner, chi ti ama, non c'è nulla che non può essere tentato, c'è questo desiderio di sperimentare, desiderio di vivere con intensità, con coinvolgimento, con questa Venere veramente più che mai intensa, sempre se appartiene alla prima decade, che veramente colora di tinte veramente profonde e di grande coinvolgimento, di momenti conturbanti la vita amorosa con chi ti ama, o la possibilità veramente di partire con un nuovo rapporto, se questo che desideri, con questa energia veramente molto molto intensa. Anche per quanto riguarda la concentrazione, la tua comunicatività, positiva la presenza di Mercurio per gran parte della settimana, se appartiene all'ultima decade, con una maggior disponibilità nei confronti degli altri, mentre da domenica e per la settimana che seguirà c'è comunque questa tendenza a vedere enfatizzato, con questo appunto arrivo appunto sabato sera alle 21:22 di Mercurio nel tuo segno, a fare un ottimo uso del tuo intuito, della tua perspicacia per giungere al dunque in ogni situazione, nel privato come in ambito professionale. Giornata migliore della settimana sicuramente martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, con anche la luna tua alleata che una volta di più, oltre a questa presenza già menzionata del Sole e di Venere, colorano veramente anche il tuo umore di intensità, di coinvolgimento, di profondità. Quindi veramente una settimana di grande tenore un po' sotto tutti i profili per te. Per l'ottimista avventuroso Sagittario, un'evoluzione astrale durante la settimana che si fa sentire anche per te in senso diversificativo rispetto alle settimane precedenti. Sono energie in campo comunque positive, però appunto con un cambio di temore, un cambio di timbrica rispetto alle settimane già trascorse. Questa presenza del Sole, se appartiene alla prima decade, si fa sentire in senso positivo, quindi ottima forma generale, ma con una tendenza a voler amministrare più che altro le tue forze, più che non a aprirti verso l'esterno, una sorta di ottimo centramento, ma quasi come se non volessi dare a vedere, non volessi far pesare questo centramento ottimale appunto che ti contraddistingue. E per quanto riguarda la vita sentimentale, sempre se appartiene alla prima decade, ottimale questa presenza di Venere che ti consente di vivere con grande intensità, con grande coinvolgimento, rapporti, rapporto d'amore, rapporto con il partner, con chi ti ama, con un'intensità, con una tendenza magari a spostare l'attenzione da quel senso di entusiasmo, di gioiosità, a momenti magari un po' più intimisti, ma non per questo meno importanti, ma anzi molto tutti da vivere per te. Quindi una settimana veramente importante anche sotto questo profilo. Spostamento nell'arco della fine settimana per quanto riguarda la tua concentrazione, il tuo modo di comunicare. Per gran parte della settimana questo Mercurio favorevole, se appartiene all'ultima decade, ti dà modo comunque di ben figurare, di avere una modalità relazionale molto accattivante, esteticamente così apprezzabile da parte di chi interagisce con te. E con la giornata di domenica c'è una sorta di minor apertura, ma piuttosto di posizione più di apparente chiusura, di strategia in un senso positivo per giungere magari dei risultati che sono per te importanti. Anche per te questa presenza di Marte, se appartiene all'ultima decade, risulta già un po' così delicata, ancor più con questa sua posizione retrograda, che se già ultimamente a livello di operatività, a livello di scelte, di
opzioni di, così, di contatto, puoi aver avuto qualche momento di defiance, questo, questa posizione, questo movimento di Marte di questa settimana risulta così ancora un po' più delicato, ancora un po' più rallentante questo ambito che ti riguarda, che potrebbe così ancora non essere così appunto troppo ottimale per te. Anche per quanto riguarda questa involuzione di Giove, è come se in un certo senso venisse smorzata questa carica che ti è contraddistinta nell'ultimo periodo, se appartiene alla prima decade, e per i nati l'ultima, è come se si aprisse una sorta di mondo di situazioni che possono magari sfuggire un po' la tua attenzione, non essere ben inquadrate, ben comprese, anche se sono situazioni che magari non ti riguardano troppo da vicino. Giornata migliore della settimana, sicuramente giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, con la luna tua alleata che riesce a rinfrancare quel tuo innato ottimismo, quella carica che ti contraddistingue, che riesci comunque a esternare anche nei rapporti con le persone che ti sono vicine. Per il pragmatico e concreto Capricorno, una settimana di evoluzioni astrali anche per te ancora positive, con energie a dismisura in un certo senso dopo l'ultimo periodo in cui ti sei sentito un po' sottotono. Questa settimana, se per te nella prima decade, veramente puoi avere la sensazione di avere quasi un'energia inesauribile, un'energia molto profonda, molto forte, magari non così impetuosa, ma veramente che ti dà la sensazione di poter tutto, arrivare ovunque tu ti sia prefissata. Anche in campo sentimentale, nel rapporto con chi ti ama, soprattutto con l'eventuale partner, con qualcuno magari vorrebbe avvicinarsi a te per creare un rapporto, con questa Venere favorevole, se appartiene alla prima decade, va incontro veramente una settimana tutt'altro che trascurabile, tutt'altro che banale, veramente momenti intensi, momenti di coinvolgimento che vanno veramente al di là anche delle tue più rosee aspettative. Anche per quanto riguarda la concentrazione, se appartiene alle prime due decadi c'è già questa graduale ripresa in moto, e se appartiene all'ultima, questa presenza di Mercurio non troppo favorevole che smorza un po' questa tua lucidità mentale, va ad esaurirsi con la tarda serata di sabato, e quindi da domenica in poi c'è così questo rinnovato centramento a livello mentale, ma non soltanto, anche un'enfatizzazione di quelle tue doti magari più intuitive, più così conoscitive, che vanno al di là di quella che è l'apparenza. Quindi una settimana veramente di evoluzioni astrali che già inizia in maniera ottimale e prosegue in maniera ancora migliore. Anche questa involuzione astrale di Giove rappresenta per te una sorta di leggero alleggerimento rispetto a questi momenti magari di possibile nervosismo, momenti in cui insolitamente poi nell'ultime mesi aver preso le cose un po' troppo di petto. Adesso c'è una sorta di maggior disponibilità, maggior morbidezza in generale in certi modi di porti, un qualcosa che non è così presente, non è così sentito, però ci può essere anche per te questa sorta di cambio di registro, questo cambio di timbrica appunto con questa involuzione astrale di Giove appunto dalla giornata di venerdì 28. Giornata migliore della settimana, sicuramente domenica, con anche una luna decisamente favorevole che ti dà modo veramente di sentirti ben centrato e ben centrata, con quella sorta di pragmatismo che ti caratterizza, ancora più spiccato del consueto. Per il frizzante anticonformista Acquario, ancora una settimana dei connotati un po' delicati, soprattutto per quanto riguarda la tua forma generale. Se appartieni alle ultime due decadi c'è comunque una buona media, una buona prassi e una normalità, mentre se appartieni alla prima, questo arrivo recente del sole rappresenta così uno smorzamento di quello che è il tuo tenore generale, e quindi questo senso di agitazione, questo senso di fiacchezza, questo senso di non riuscire bene a sentirti centrato e centrato quanto vorresti. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, se appartiene alle ultime due decadi c'è questo rientro nella normalità, mentre se appartiene alla prima c'è questa insolita tendenza da parte tua, considerata questa Venere poco favorevole, ad appropriarti di spazi che non ti competono in un certo senso. Tu che sei solitamente così con una prospettiva libera nei confronti di chi ti è vicino, o che anche pretendi da parte per il tuo spazio così di avere questa sorta di libertà, è come se avessi una sorta di cambio di regista, di tendenza a non concedere e appunto ad appropriarti di situazioni che non sono tue. Una cosa temporanea, però appunto questa Venere poco favorevole potrebbe farsi sentire in questo senso per i nati la prima decade. Per quanto riguarda la tua concentrazione, sempre ottimale per gran parte della settimana, con questo Mercurio favorevole, se appartiene all'ultima decade, viceversa, da domenica potrebbe incrinarsi un attimino la concentrazione se appartiene alla prima decade, con certi movimenti così di diffidenza anche nei confronti delle persone che solitamente meritano la tua fiducia, appunto
se appartiene alla prima decade. Per quanto riguarda questa involuzione astrale di Marte, non rappresenta un momento estremamente critico per te, c'è comunque un interesse da parte tua rivolto su varie situazioni, su vari contesti che semplicemente magari potrebbero avere la necessità di essere da te rivisti prima di poter procedere, appunto, sempre se appartiene all'ultima decade. Giornata migliore della settimana, sicuramente lunedì, anche con la luna favorevole che ti mette di buon umore e stimola magari la tua apertura, il tuo desiderio di condivisione, magari anche quel tuo senso così più artistico ed estetico. Concludiamo con il fantasioso e profondo Pesci, una settimana decisamente intensa, importante, non dico indimenticabile, ma sicuramente molto al di fuori di quei canoni a cui sei abituato e al di sopra delle tue aspettative. Grande intensità, grande coinvolgimento nella vita più intima, più privata, più personale per i nati della prima decade, con questa evoluzione astrale di Venere che veramente colora di tinte intense, al di là di quel senso di romanticismo, di sentimentalismo a cui sei abituato. Grande carica a livello energetico, un tenore veramente notevole che ti consente veramente di avere una fermezza e un'energia notevole nelle situazioni in cui c'è necessità di essere appunto non soltanto ben piantati, però essere comunque in grado di tenere bada, diciamo, certe situazioni. Con questo sole decisamente molto favorevole per te. Anche per quanto riguarda la concentrazione, se nella media nell'arco della settimana, con le sopraggiungere di domenica, c'è comunque un'enfatizzazione delle tue dotti più intuitive, al di là di quello che è la comunicazione vera e propria, ma proprio il fatto di andare al di là delle parole, al di là di quelle che sono le apparenze. Per i nati l'ultima decade, in particolare questo ritorno di questo Giove retrogrado, per così dire, nel tuo segno, che si fa sentire in un senso molto positivo, in un senso di enfatizzazione di certe tue prerogative caratteriali, di apertura, di disponibilità nei confronti di coloro che ti sono attorno. Viceversa, per quanto riguarda Marte, per i nati l'ultima decade, ancora qualche momento così di necessità di controllo, di verifica di quelle che sono l'ottimizzazione delle tue energie in un concetto magari di astrazione che potrebbe essere così necessario rivedere prima di disperdere eccessivamente le tue energie, come peraltro è già successo così nelle ultime settimane. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se vuoi metterci dei commenti saranno molto graditi, se vuoi attivare la campanella per le notifiche, se vuoi iscriverti al canale e se vuoi anche sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box sottostante. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero qui sul mio canale ogni mattina alle ore 7. E ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!